Buongiorno a tutti e a tutti e bentornati su un nuovo video sulla casa di Serena. Oggi facciamo uno svuota della spesa. Sono stata al supermercato e ho fatto una grossa spesa, anche se non ho preso né detersivi e né carne, però dovrebbe durare all'incirca tutta la settimana. Diciamo che mi servivano tanti prodotti, come dire, tipo snack e pane. Vabbè, andiamo subito a vedere nel dettaglio. Ho preso due confezioni di scamorza bianca, dato che spesso facciamo la serata hamburger. Una vaschetta di prosciutto cotto, una vaschetta di salame e della pancetta affumicata a cubetti. La pancetta ne facciamo tantissimo uso, anche perché mi piace inserirla in primi piatti come la pasta con le zucchine. Vado a inserire nel frigo, così non ci riempiamo troppo poi. Pane americano per sandwich, questo è spettacolare, è uno dei miei preferiti. Un'insalata iceberg, lattuga. Degli snack per la merenda dei bambini, questi qua contengono una brioche al cioccolato e il frullato alla pesca, in questi quattro. Per ora ne sono usciti due perché è tutto mischiato. Della burrata in foglia, muffin al cioccolato, anche questi sono straconsigliati, sono tenerissimi, veramente morbidi e saporiti. Poi delle mousse dell'high protein al cioccolato, per chi segue un'alimentazione controllata, questi sono perfetti perché placano la voglia di dolce, ma sono ad alto contenuto proteico. Della ricotta, un litro di latte parzialmente scremato, la mozzarella, quella lì da utilizzare per le pizze, infatti ho preso anche la base per pizza. Poi 1 chilo di pomodorini, queste qui sono 1 chilo di zucchine tonde e dei russet di pollo e tacchino. Dobbiamo eliminare già il primo sacchetto. Io speravo di trovare qualche surgelato. Poi io prendo spesso per gli snack dei ragazzi queste patatine in monoporzione. Questi qui sono gli snack al formaggio Simil Fonsis. Due cornetti in pasta sfoglia doppio colore con il ripieno di cioccolato. Ancora altre merende per la scuola. Dopo sarà un casino. Crispi di pollo. Ah, ecco i surgelati. Una confezione da 10 hamburger. È super economica e sono molto buoni. Ed è preparato di sugo pronto allo scoglio quando qualche volta voglio mangiare del pesce e non ho di fresco. Aspettatemi che li metto nel congelatore. E sono più tranquilla perché ho sistemato i surgelati. Dei budini bicolore sempre per i ragazzi. Un altro litro di latte. Due barattoli di pomodorini della Gustato. Del tonno all'olio d'oliva e i miei panini preferiti, quelli della Dulce, io ve li consiglio ogni volta. Sono senza i semi di sesamo e sono già aperti. Questi passati anche al microonde, aperti con il formaggio che si scioglie sopra, diventano veramente una schifezza. Poi abbiamo i sacchetti piccoli, ancora del pan carré, però questo qui è il pan brioche, indicato per la colazione, è dolcissimo. Anche questo ve lo straconsiglio. Sento un odore di provola. Base per pizza, così qualche volta che ci viene voglia di fare una pizza al volo già ce l'abbiamo. Della provola, perché Vittorio mi ha chiesto la provola alla pizzaiola in queste sere. Russet più grandi appunto da mettere sulla pizza. Un sugo pronto ai quattro formaggi. Altri snack in monoporzione, questi invece imitano le chipster, quindi sono le micro patatine bianche. Pane al cioccolato, sempre come merenda. Sugo pronto alle noci. E due buste di parmigiano grattugiato. Come vedete, ho preso molte cose express perché a volte quando torno dalla palestra di Giordana si fanno già le 7. Se non ho cucinato niente durante il pomeriggio perché magari ho degli impegni come oggi con un appuntamento da un medico alle 3, va a finire che non so cosa fare. Quindi con una base pronta per la pizza o un sugo pronto mi salvo la serata e non devo star lì troppo tempo dietro i fornelli quando purtroppo tempo non ce n'è. Spero che vi sia piaciuta questa spesa, vi ho dato qualche spunto per i vostri piatti oppure per le vostre spese. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!